È arrivato un po' pomeriggio, adesso ho cambiato spot e adesso ve lo mostro. È un po' imboscato, ci sono i picchetti nell'acqua. Allora, eccolo qua. Per arrivarci dentro bisogna entrare in acqua e non ho problemi. Ecco qua. Questo è un posto nuovo che ho trovato. Come vedete. Tutto buono. Si spera di prendere qualcosa. Vedete? Là in fondo c'è il mio amico Andrea, che sta pescando sotto là, dove esce la cascata, praticamente l'acqua. Io sto pescando lì dove si può vedere la differenza tra l'ombra e la luce, che abbiamo visto il passaggio di varie carpe. E niente, ciao a tutti ragazzi, siamo così di nuovo insieme. Adesso allora, sono più o meno le 6, sì. Vediamo molte carpe che sono tornate in attività, soprattutto in questo posto qua, sotto questo scuglio e lì, dove c'è il drogo che ti porta in acqua. Poi il posto dove ho lanciato io è praticamente prima di quel drogo che cade in acqua, e vedo molte carpe che stanno andando verso di là. Speriamo di fare qualche pesce, poiché le carpe sono tornate molto in attività. Invece io pesco in mezzo al corrente, dove esce dalla cascata in fondo. L'unico mangiato che ho avuto è stato un carassio e io ho fatto una brema e ho perso lo storino da 30 kg, ma niente di che. Beh, un bel combattimento, però c'è la moto sotto le ali, c'è la moto là, dove ci sono quelle sedaglie. Speriamo di fare anche qualche cattura prima di andarsene a casa. Sì, andremo via fra tipo mezz'oretta, un'ora così, e speriamo di fare qualcosa, anche di piccolo, però speriamo in qualche carpa. Ovvero questo è il nostro scopo, però non riusciamo, perché è un posto difficile qua praticamente. Bisogna sapere come innescarle bene. Molte carpe, però sono molto diffidenti, non sanno neanche cosa vuol dire una bolles, infatti ne peschiamo col mais e mais finto. Speriamo qua che di farne qualcuno, altrimenti sarà per la prossima volta. Adesso siamo alla fine di questa sessione, di questa giornata. Non possiamo lamentarci, anche se speravamo meglio, però vabbè dai. Grazie per averci visto, ci vediamo alla prossima. Seconda parte.